Shalom a tutti. Questo è un discorso del Rebbe di Parashat Chaye Sarah, 25 Mar Cheshvan, anno 5752. Vi do solo una piccola introduzione. Ogni anno, verso il Rosh Chodesh Kislev, c'è il raduno dei Shluchim, gli emissari del Rebbe di Lubavitch, cioè tutto il mondo, si radunano e vanno dal Rebbe. E dunque il Rebbe era solito aprire questo raduno, che migliaia di emissari del Rebbe venivano da tutto il mondo, con un discorso. E chiaramente questo discorso il Rebbe dava disposizioni ai Shluchim su cosa è il loro compito, che chiaramente Rebbe è una persona molto dinamica e non si ferma mai, e sempre ci sono cose nuove. Allora, in questa ottica qui possiamo vedere quello che Rebbe ha detto agli emissari del Rebbe nell'anno 5752. E questo è l'ultimo discorso che Rebbe ha fatto specificamente agli emissari con le direttive per questo periodo. Dunque Rebbe dice così: la novità che si è aggiunta in questo ultimo periodo nel servizio della Shelichut, di essere emissari del Rebbe, è di accettare, di ricevere, di accogliere Mashiach Tzedkeinu, Mashiach il nostro giusto, con la redenzione vera e completa. E questa è una novità generale e principale, essenziale, che non è solo un dettaglio della Shelichut, non è un dettaglio della nostra missione, ma è la cosa più principale e più generale che c'è. Fino al punto che il concetto di Mashiach è la cosa più generale e principale di tutto l'ebraismo. La preparazione per l'era Mashiach. E questo include tutte le cose del servizio della Shelichut. Continuerebbe. Abbiamo parlato diverse volte negli ultimi mesi, in ultime settimane, che secondo l'annuncio dei nostri saggi, abbiamo già concluso tutti i termini, per tutte le scadenze sono passate perché Mashiach deve venire. E abbiamo l'annuncio del Rebbe, presidente di questa generazione, che gli ebrei già hanno fatto Teshuvah, fino che al punto che hanno concluso di fare tutto il loro servizio divino necessario, pure di lucidare i bottoni, che questa è l'ultima cosa che si fa, non si può esagerare, se non si rovinano i bottoni, e stanno tutti pronti per accettare, per accogliere, per ricevere Mashiach, il nostro giusto. Allora adesso la missione della Shelichut, la missione di tutti gli emissari, è di prepararsi, essere pronti per accogliere Mashiach Zikeinu in concreto. Continuerebbe. Dunque è chiaro e ovvio che l'obiettivo di questo raduno dei Shelichim di tutto il mondo che c'è adesso si esprime proprio in questo punto, di parlare, di fare buone risoluzioni e osservare queste buone risoluzioni, cioè farle con l'intenzione di osservarle, come fare la nostra missione, come portare a termine il compito speciale di questa generazione di accogliere Mashiach, il nostro giusto. Come abbiamo parlato precedentemente, il Rebbe precedente, presidente della nostra generazione, ha annunciato che abbiamo già finito tutto il concetto di servizio divino e siamo pronti in due a Hen Kuchen, siete tutti pronti insieme per accettare Mashiach Zekeinu. E come noi vediamo questo, e che ne abbiamo già parlato diverse volte, che in questo periodo ci sono diversi avvenimenti mondiali in cui si sono avverati diversi araldi e segni della redenzione. Incominciando da quello che dice il Midrash in Alcu Chimoni, che è arrivato il tempo della vostra redenzione, come vediamo che ci sono nazioni che litigano una con l'altra, specialmente nei paesi arabi.
e vediamo in maniera concreta come noi vediamo, vediamo che si avvera il concetto di che Mashiach farà le battaglie di Dio e vincerà in molte cose. E proprio questa proprio non è una battaglia, una guerra di armi, ma una guerra pacifica. E la vittoria è una vittoria eterna che è legata al concetto di Netzach. Cosa vuol dire Netzach? Nun. Netzach letteralmente vuol dire vincita, ma è una delle 10 sefirot. Nun tzadik. Cosa vuol dire Nun tzadik? Nun tzadik vuol dire che si rivela il 50° portone, che è l'ultimo portone della conoscenza. E tzadik si rivela al anno 90, che allora era il 90° anno del Rebbe. Dice Rebbe in parentesi, come che gli ebrei hanno chiamato questo anno qui. E dunque abbiamo la rivelazione di Mashiach Tzidkenu, che è legata con il numero 8, perché ci sono 8 principi e Mashiach è legato a questo, uno degli 8 principi. Continuerebbe. Dunque è ovvio, siccome i Shulchim sono già arrivati dopo aver già completato tutto il servizio divino della loro missione, diffondendo la Torah e l'ebraismo e la Hasidut, e siamo dopo, siamo tanto dopo aver già finito la metà del loro servizio divino, fino al punto che hanno concluso tutto il loro servizio divino, come ha detto il re precedente, e nonostante ciò non è ancora arrivata la redenzione, bisogna dire che è ancora rimasta una cosa che dobbiamo fare per portare la redenzione nel concreto . È risaputo che in ogni generazione nasce una persona che lui è dal erede discendente di Yehuda, che questa persona è predisposto per essere Mashiach per Israele. Uno tzaddik, che lui sarà Mashiach, quando arriverà il momento giusto Dio lo manderà. E secondo annuncio del Rebbe precedente, che l'unico Shaliach della nostra generazione è l'unico Mashiach della nostra generazione, che abbiamo già concluso tutto il servizio divino, allora è chiaro, dicerebbe, che comincia già a essere il concetto che Dio manda Mashiach. E dunque la missione del Rebbe precedente sarebbe dire che Dio manda il re precedente, arriverebbe a rivelarsi come Mashiach. Sarebbe dire che Dio, non solo che in ogni generazione c'è uno che è predisposto a Mashiach e quando arriva il momento giusto Dio dice ok vai a redimere, ma adesso dicerebbe, siamo in questa situazione qui, che Dio ha già detto a Mashiach vai a redimere. Sì, non era molto chiaro, sono un po' confuso anch'io. E dunque è chiaro che l'unica cosa che è rimasta a fare è di accogliere la faccia di Mashiach Tzidkenu in maniera concreta, così che aiutiamo Mashiach a portare a termine la sua missione in concreto e tirare fuori tutti gli ebrei d'esilio. E dunque l'insegnamento dicerebbe che noi dobbiamo trarne che prima di tutto tutti gli emissari che sono qui devono pubblicizzare un press release, un annuncio a tutti gli emissari che il servizio divino dei Shulchim è già terminato e il servizio dei Shulchim adesso, di ogni ebreo adesso, è di accettare, di accogliere Mashiach al suo giusto. Se cosa vuol dire, dicerebbe, tutte le cose del nostro servizio divino per disseminare la Torah, le mitzvot, devono essere riempiti di questo punto. Come questo porta
a portare Mashiach. Sarebbe dire, non bisogna interrompere tutto, solo studiare Mashiach e redenzione. Ma ogni cosa che noi facciamo deve essere permeata come questo concetto di Mashiach, sarebbe dire come questo mi avvicina all'era messianica. E come è sottolineato nel concetto di questo raduno, che il titolo era Kol Yemei Chayecha Leavid Yemot Mashiach, tutta la tua vita, no, saggi dicono, tutta la tua vita deve essere per portare i giorni del Messia, della redenzione. Sarebbe dire che tutto il concetto della tua vita materiale, tutto il tuo lavoro, tutti i giorni della tua vita, e ogni giorno tutte le cose che fai, devono essere riempiti del concetto di Mashiach. Cosa dire riempiti? Devono essere pieni, devono essere carichi di intento, che come questo porta a Mashiach. Non solo, sai, per farti ricordare anche questo. No, deve essere proprio permeati di questo. Perché lui, il Shaliach, l'emissario, sta lì e in piedi e attende che Mashiach arriva. E allora anche lui parteciperà, capito? Non basta che uno dice, sì, vabbè, Mashiach sta arrivando bene, io sto qui, aspetto che arriva. No, devi fare qualcosa, tutto quello che fai deve essere permeato col fatto di velocizzare la sua venuta. E dunque sta lì a aspettare, non basta, ma tu devi andare a fare tutto il tuo massimo potenziale per portare i giorni di Mashiach al plurale. Dunque non solo portare i giorni a plurale, cosa significa? Non solo l'inizio del primo giorno della redenzione, ma giorni di Mashiach a plurale sarebbe dire che tutta la redenzione, c'è l'inizio, c'è il primo stage in cui Mashiach è presunto Mashiach. Ma se qui si dice portare tutto Mashiach, intende anche il secondo stage dove lì siamo sicuri e certi, e questo è Mashiach Vadai, Mashiach di sicuro. L'intento, semplicemente, è che da questo Kinnus HaShluchim, dicerebbe, devono venire delle buone risoluzioni, come ogni Shaliach, ogni emissario, prepara se stesso e tutti gli ebrei nel suo luogo e nella sua città, di accogliere e accettare Mashiach Tzidkenu tramite che uno spiega il concetto di Mashiach, come spiegato nella Torah scritta e nella Torah orale, in maniera che ognuno, che sia compreso per ogni singola persona, secondo il suo intelletto, secondo la sua conoscenza. Specificamente, tramite studiando il concetto di Mashiach e redenzione, e specificamente studiando questo concetto di Mashiach profondamente, ma in Chochmah Binah Da'at, in intelligenza, approfondimento, conoscenza. Dicerebbe, siccome questo è il servizio divino in questo periodo, è chiaro che questa cosa qui è applicabile per ogni singolo ebreo senza nessuna esclusione. E ancora di più, la cosa principale è, siccome abbiamo terminato la nostra missione, arriva ogni Shaliach all'emissario vero, che è Dio, e dice, io ho fatto il mio compito, adesso è turno tuo di fare il compito. Perché anche Dio è un Shaliach, perché Dio non ci comanda, tutto quello che ci comanda Dio lo fa lo stesso. E dunque, Shlachna Abiyate Shlach, Dio manda con quello che lui vuole mandare. Chiediamo a Dio di mandare Mashiach Tzidkenu in maniera concreta subito proprio. Oh, scusate, qui ho saltato una riga.
Dunque, siccome Rebbe dice così, siccome ognuno ha finito il suo lavoro di Ashrut, arriva ogni Shaliach al vero mandante, che è Dio, e dice: guarda, io ho fatto la mia parte, adesso è arrivato il tuo turno che tu fai la tua parte. Che anche Dio è un Shaliach, perché Dio ci comanda di fare quello che anche lui fa. E dunque, insieme con le 10 Sefirot, allora Dio stesso, lui è Mashiach Tzukenu, e chiediamo a Dio: Shlach Nabiat Shlach, mandaci il Mashiach vero, mandaci il Mashiach Tzukenu in maniera concreta. Che Shaliach, valore numerico 348, Mashiach, valore numerico 358, Shaliach più le 10 Sefirot è valore numerico Mashiach. E dunque, anche se ci può esserci ancora qualche dubbio, forse Dio vuole tenere gli ebrei ancora un po' in esilio, perché Dio ha un grande piacere del nostro servizio divino che abbiamo nel momento dell'esilio, grida l'ebreo: tutto quello che il padrone di casa dice di fare, devi fare, tranne uscire. E dunque dice l'ebreo: chi è il padrone di casa? È Dio. Tutto quello che il padrone di casa ti dice, devi fare, a parte uscire. Cosa vuol dire chutzitze, a parte uscire? E a parte restare in esilio ancora un istante, che lui non vuole uscire da cosa? Dal tavolo reale. Ogni ebreo, essendo figlio di Dio, essendo principe, vuole stare accanto a suo padre nella tavola reale. E dunque tutti gli ebrei chiedono, si lamentano a Dio e ti chiedono: per favore Dio, Shlach Nabiat Shlach, mandaci subito il vero Mashiach, così che possiamo tornare a essere vicini a te. E il Rebbe dice che c'è scritto Shlach Na Biyad Tishlach. Il Rebbe dice: nell'anno, all'inizio dell'anno, Yad Tishlach, Yad Tishlach, Yad 14, e Tishlach è 738. 738 più 14 sono 52. Sarebbe dire, questo è l'anno 5752, dunque Rebbe dice, la mano manderà, è proprio equivale a 5752. E dunque chiediamo a Dio: mandaci il vero Mashiach e porta già la vera redenzione. E assieme alla completezza del nostro servizio divino di Ashelichut, secondo come spiegato nella parasha Vezot HaBracha, c'è subito il matrimonio completo, Shir HaShirim, il canto dei cantici del popolo ebraico e Dio, specificamente quando si accetta la buona risoluzione di studiare tutta la Torah, Torah Or, un libro dell'Alter Rebbe che spiega discorsi chassidici, e Likutei Torah è anche parte di il secondo volume di Torah Or, che per la prima parte si chiama Bereshit Shemot, poi c'è l'altra parte che hanno dovuto cambiare il nome in mezzo per via che hanno chiuso le stamperie. E dunque studiare Likutei Torah, Torah Or, discorsi della Rebbe, fino a completarli, che tramite studiare la Torah in questi concetti, allora questo velocizza ancora di più questa rivelazione dell'era messianica e di Mashiach. Shalom a tutti. Mashiach now. Grazie Rebbe per tutto quello che hai fatto per noi. Sì.
l'unico modo per ringraziarlo. L'unico modo per ringraziare Rebbe è studiare Torah e fare mitzvot. Questo che Rebbe vuole. Comportarsi bene, amare il prossimo, studiare Torah e fare mitzvot. Chi più ne ha, più ne metta.